Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Camer. Un focolaio scoppiato proprio poco prima dell'arrivo del vaccino ha suscitato nuovamente preoccupazione nella casa di riposo Ambrosetti Paravicini di Morbegno. La situazione ha subito una brusca accelerazione a fine 2020. Dopo una serie interrotta di monitoraggi, sia clinici che con i tamponi antigenici rapidi o tamponi molecolari, abbiamo avuto un lungo periodo con Covid free. Poi all'improvviso si sono riscontrate alcune positività e da questo, attraverso i ragionevoli indicazioni dei possibili contatti, sono stati fatti ripetutamente dei monitoraggi e abbiamo trovato una situazione in cui alcuni ospiti e del personale è risultato positivo. I risultati dell'ultima attività di monitoraggio settimanale indicano che il virus è tornato a diffondersi. Sono 46 gli ospiti risultati positivi, di cui 36 in isolamento fiduciario, 10 ricoverati in strutture ospedaliere. Sono emersi contagi anche nell'ala Paravicini, ben 17 in totale di anziani positivi al Covid. Per quanto riguarda gli operatori della struttura, i numeri sono meno preoccupanti. Su 178 dipendenti, solo 9 risultano essere stati contagiati. In questo proposito vorrei ringraziare innanzitutto il personale che ancora una volta ha dovuto prodigarsi nel modificare la propria attività, dando tutto quello che era possibile per affrontare il problema. Certamente dall'altro lato sento una forte vicinanza e nei confronti degli ospiti e dei parenti che sono stati toccati da questa vicenda. Rispetto alla prima ondata, il virus sembra meno aggressivo e letale, ma l'allerta resta altissima. Non abbiamo mai abbassato la guardia e nonostante tutto, per un lungo periodo, come dicevo prima, abbiamo resistito, abbiamo contrastato efficacemente e purtroppo invece nell'ultima fase abbiamo avuto delle grosse difficoltà. La campagna vaccinale, svoltasi circa 2 settimane fa, ha registrato l'adesione di circa l'80% degli ospiti presenti. A breve, dopo trascorsi i canonici 21 giorni, si procederà al secondo richiamo come da programma. Sembrerebbe che non ci siano registrate delle complicanze. È andato tutto bene, il personale e gli ospiti hanno risposto molto bene alla vaccinazione.